Nei giorni scorsi anche il sindaco Domenico Surdi ha evidenziato un certo allarme diffuso circa le condizioni di salute delle acque del mare antistante Alcamo Marina. Dobbiamo però notare che in questi giorni, in lunghi tratti della costa del Golfo di Castellammare, in particolare proprio ad Alcamo Marina, sembra che le acque si presentino più pulite. Ma oggi abbiamo la possibilità intanto di parlare con chi per l'azienda sanitaria provinciale di Trapani può fornirci qualche risposta più dettagliata alle nostre legittime domande circa le condizioni di salute del mare di Alcamo Marina, del dottor Franco Regina, il quale ha una specifica qualifica. Buongiorno intanto Franco Regina, ecco, ci vuole ricordare qual è il suo ruolo quindi all'interno dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani? Grazie. Io sono il coordinatore tecnico sanitario del laboratorio di sanità pubblica. Il laboratorio, diciamo, da anni si è sempre occupato della balneazione delle acque potabili di tutta la provincia. Ritornando al discorso della Sì. balneazione, come noi, cioè, vi informo che la costa di competenza del comune di Alcamo, quindi Alcamo Marina, è suddivisa in quattro punti di balneazione, da cui abbiamo e che viene chiamato viene classificato punto 1, che è il primo punto più vicino della provincia di Palermo, di competenza nostra, punto 1, 2, 3 e 4. E quello vicino sarebbe il punto 1, sarebbe quello sempre vicino al cosiddetto torrente del Canalotto, che scende da Alcamo Sì. dopo la depurazione delle acque del depuratore di Alcamo. Mi hanno detto diverse volte, diciamo, la popolazione ed altri, che insomma, in questi giorni c'è stata anche il sindaco questa macchia nera a mare. Allora è scattata l'allerta e venerdì scorso il SIAP, sarebbe una struttura del dipartimento che si occupa dei campionamenti, cioè i tecnici della prevenzione, che portano i campionamenti poi a essere processati al laboratorio di sanità pubblica. Hanno fatto i campionamenti, hanno fatto vicino al torrente, cioè quando si è un potenziale inquinamento si fanno i campionamenti 100 metri a destra del fiume e 100 metri a sinistra, perché è vicino, come dice la norma, il decreto settoriale, non bisogna farlo proprio vicino a una foce di un fiume. Ma si fa 100 metri a destra e 100 metri. I campioni fatti venerdì scorso sono risultati in lavorazione, perché sapete che microbiologicamente ci sono dei tempi di incubazione, sono risultati abbondantemente rientrati sia a destra che a sinistra, sia a destra che a sinistra sono rientrati sia i coliformi totali che gli escherichia coli, che sono l'indice per un eventuale inquinamento da reflo, sono rientrati abbondantemente, perché la norma è molto più elastica rispetto alla 31 dell'acqua di consumo umano, che là deve essere, i parametri deve essere 0 unità formanti colonie, mentre qua siamo coliformi totali, siamo vicino a 70 coliformi totali in 100 ml di acqua e Escherichia coli sui 50 unità, quindi siamo come acqua di balneazione abbondante, rientrano nei limiti di legge. Quindi cosa dire? Grazie alla mareggiata, però sicuramente nel giro prossimo, che l'abbiamo sotto controllo tutti i punti, saranno ricampionati e quindi scenderanno, perché di solito i punti nostri abbiamo un inquinamento, grazie a Dio, biologico, essendo che le fogne non ci sono ad Alcamo Marina, Sì. ma non è spavento, perché vedete che questo allarmismo, controllando bene un depuratore, ma di competenza non è dell'ASP ma dell'ARPA, l'Agenzia Regionale di Prevenzione, la sede territoriale, non posso dare nessuna notizia perché non so ognuno il suo mestiere e le sue competenze, vedete che Alcamo Marina e tutto dipende dalle correnti, perché abbiamo un golfo chiuso. È vero che c'è questo inquinamento batteriologico, ma è molto bassa perché l'acqua salata, grazie a Dio, per questa tipologia di batteri è un depuratore naturale e quindi la salinità riesce a depurare le acque. Al contrario,
se avessimo dei insediamenti industriali, quando l'inquinamento è chimico c'è poco da fare, ci vuole un buon trattamento di depurazione, mentre quello microbiologico di batteri ci pensa la natura. E allora, questa è una relativamente buona notizia, fermo restando che da quel che apprendiamo sono in corso ancora dei controlli più approfonditi anche per capire se effettivamente ci sono dei sversamenti anomali e quali siano le cause di questi sversamenti anomali, e non soltanto... Non lo può dire nessuno, veda, è difficile vedere se ci sono per esempio scariche positive, ma diciamo le acque di fiume, gli acqui di torrente, depurazione, ripeto, dopo il 2000 con l'istituzione dell'ARPA regionale, l'Agenzia regionale della prevenzione ambientale, la competenza non è più dell'ARPA, è dell'ARPA, quindi non so cosa dire. E fermo restando che c'è anche un altro grave problema, che è la necessità di dotare di un adeguato depuratore anche il comune di Castellammare del Golfo, questo... di ampliare, perché diciamo col turismo questo bacino la capacità della popolazione aumenta, ma sarebbe opportuno questo al di fuori delle funzioni che ho nell'ASP, ma sarebbe opportuno di pensare che siamo al 2002 e di fare le fogne dal fondamentale, perché sono soltanto acque fresche, e quindi cercare a tutti i modi di cercare qualche finanziamento nazionale, europeo, perché si potrebbe anche attingere, perché ci sono tanti soldi sul PNRR per ambiente, clima e salute. È fondamentale che si doti di fognature alcaomarine, di questo si parla da ormai oltre mezzo secolo, per cui... Io ero picco quando si parlava di fogne. Grazie intanto per queste delucidazioni, vedremo nelle prossime ore o nei prossimi giorni se anche da parte degli altri enti preposti ci saranno ulteriori... Grazie a sua completa disposizione, qualsiasi chiarimento siamo disponibili a un confronto, e anche se sente il sindaco siamo disposti a collaborare con massima trasparenza per il bene del bene comune, della salute dei cittadini. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Arrivederci, grazie.